Ciao bambini! La storia che vi leggerò stasera è un tantino lunga, più lunga del solito, quindi mettetevi comodi e cominciamo subito. Il pulcino cosmico. L'anno scorso a Pasqua, in casa del professor Tibolla, dall'uovo di cioccolata, sapete cosa saltò fuori? Sorpresa! Un pulcino cosmico, simile in tutto ai pulcini terrestri, ma con un berretto da capitano in testa e un'antenna della televisione sul berretto. Il professore, la signora Luisa e i bambini fecero tutti insieme "Oh!" e dopo questo "Oh!" non trovarono più parole. Il pulcino si guardava intorno con aria malcontenta. Come siete indietro su questo pianeta, osservò. Qui è appena Pasqua, da noi su Marte ottavo è già mercoledì. Di questo mese? Domandò il professor Tibolla. Ci mancherebbe, mercoledì del mese venturo, ma con gli anni siamo avanti di 25. Il pulcino cosmico fece quattro passi in su e in giù per sgranchirsi le gambe e borbottava. Che seccatura, che brutta seccatura. Cos'è che la preoccupa? Domandò la signora Luisa. Avete rotto l'uovo volante e io non potrò tornare su Marte ottavo. Noi l'uovo l'abbiamo comprato in pasticceria. Voi non sapete niente. Quest'uovo in realtà è una nave spaziale travestita da uovo di Pasqua e io sono il suo comandante travestito da pulcino. L'equipaggio? Sono io anche l'equipaggio. Ma ora sarò degradato, mi faranno perlomeno colonnello. Beh, colonnello è più che capitano. Da voi, perché avete i gradi alla rovescia. Da noi il grado più alto è cittadino semplice, ma lasciamo perdere, la mia missione è fallita. Potremmo dirle che ci dispiace, ma non sappiamo di che missione si trattava. Non lo so nemmeno io. Io dovevo soltanto aspettare in quella vetrina finché il nostro agente segreto si fosse fatto vivo. Interessante, disse il professore. Avete anche degli agenti segreti sulla Terra? E se andassimo a raccontarlo alla polizia? Ma sì, andate in giro a parlare di un pulcino cosmico e vi farete ridere dietro. Giusto, giusto anche questo. Allora, già che siamo tra noi, ci dica qualcosa di più su quegli agenti segreti. Essi sono incaricati di individuare i terrestri che sbarcheranno su Marte ottavo tra 25 anni. È piuttosto buffo, noi per adesso non sappiamo neanche dove si trovi Marte ottavo. Lei dimentica, caro professore, che lassù siamo avanti col tempo di 25 anni. Per esempio, sappiamo già che il capitano dell'astronave terrestre che giungerà su Marte ottavo si chiamerà Gino. Disse il figlio maggiore del professor Tibolla. Proprio come me! Pura coincidenza, sentenziò il cosmo pulcino. Si chiamerà Gino e avrà 33 anni, dunque in questo momento sulla Terra ha esattamente 8 anni. Oh, guarda, guarda, disse Gino. Proprio la mia età! Non mi interrompere continuamente, esclamò con severità il comandante dell'uovo spaziale. Come stavo spiegandovi, noi dobbiamo trovare questo Gino e gli altri membri dell'equipaggio futuro per solverghiarli senza che se ne accorgano e per educarli come si deve. Cosa cosa? Fece il professore. Forse noi non li educhiamo bene i nostri bambini? Mica tanto. Primo, non li abituate all'idea che dovranno viaggiare tra le stelle. Secondo, non insegnate loro che sono cittadini dell'universo. Terzo, non insegnate loro che la parola nemico fuori della Terra non esiste. Quarto, scusi, comandante, lo interruppe la signora Luisa. E come si chiama di cognome quel vostro Gino? Prego, vostro, non nostro. Si chiama Tibolla, Gino Tibolla. Io! Saltò su il figlio del professore. Urla! Urla che cosa? Esclamò la signora Luisa. Non crederai mica che tuo padre e io ti permetteremo.
ma il pulcino cosmico era già volato in braccio a Gino. Urrà! Missione compiuta! Tra 25 anni potrò tornare a casa anch'io! E l'uovo? Domandò con un sospiro la sorellina di Gino. Ma lo mangiamo subito, naturalmente! E così fu fatto. Spero che vi sia piaciuta questa storia, è molto, io la trovo molto divertente. Ci sentiamo domani. Buonanotte.